Amici, non voglio che sia interrotto il mio riposo spirituale, ma c'è una cosa molto importante che devo dirvi. Voglio mostrarvi un gioco per PlayStation 2 che non si è rifilato proprio nessuno. Sarebbe il terzo capitolo della serie più famosa fatta da Capcom. Non è un Resident Evil, è un gioco che ha a cuore tradizione giapponese, passione e una storia epica. E per protagonista un grande del piccolo schermo, ma anche del grande schermo, è Sarei io il protagonista di questo videogame. Se noi Digimon dobbiamo fermare il male, noi siamo coloro che portano sempre la pace nel mondo. lo sei tu, scusa. Senti, caro mio ex, tu devi cercare di capire che non è il tuo posto qua. Stai interferendo col mio stato zen. È un altro personaggio, un attore francese. Sì, è proprio così. Io sono qua semplicemente come comparsa speciale in questo gioco fatto dalla grande Capcom. In passato io avevo grande stima di questa casa e ora purtroppo si è ridotta a casa di seconda categoria e io purtroppo ho perso anche addirittura il mio primato di attore di primo piano nel cinema francese, ma anche addirittura nel cinema mondiale. È lui, capirete già chi è. Ci vediamo dopo. Quando si tratta della Capcom, ci vengono in mente, se siete fan della PlayStation, di Resident Evil. E ovviamente sapete che prima che questa casa giapponese si riducesse a produttore di videogiochi di seconda categoria, aveva rilasciato nel 2001 un survival horror che non è niente male. Si tratta di Onimusha 3. Je dois te laisser en vie. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Viens tout de suite! Il se passe un truc horrible! La storia, se volete sapere qual è un po' confusionaria, ma è incentrata su Jacques e Samano Souké. Uno è un francese e l'altro è un soldato che combatte le orde dei Genma, che sono dei demoni al servizio di un certo Nobunaga. E siamo ambientati in due periodi diversi, nel Giappone del 1582 e nella Francia del 2004, non nel 2001 come ho detto prima. E come viene mantenuto questo collegamento? Attraverso una sorta di viaggio temporale, grazie a uno spiritello alato chiamato Tengu, ha permesso ai nostri due protagonisti di rimanere uniti, distanti tra loro, tra lo spazio e il tempo. Una storia che è veramente affascinante e vi garantisco che sicuramente, forse alla fine, vi piacerà, forse non vi convincerà del tutto in alcuni punti, ma sa essere molto valida. Ma vediamo da vicino il titolo e si guarda per prima la grafica. Graficamente il gioco com'è? Posso dire che questo è uno dei comparti grafici più belli che abbia mai visto su una PlayStation 2. E temo che questo qua sia un gioco che sfrutta al massimo le potenzialità della PlayStation 2. Ambientazioni tutte tridimensionali. Si spazia da ambientazioni del 1582 giapponesi ad ambientazioni parigine attuali. E si può dire che abbiamo una buona dose di colori, luci e ombre perfetti. Sono quasi degni di una PlayStation 3. E poi anche per quanto riguarda i personaggi, sono tutti ben realizzati nel design, unici nei loro movimenti, tutti ben caratterizzati dal primo all'ultimo, e oltre a essere ben caratterizzati i nostri due protagonisti, sono caratterizzati molto bene anche i personaggi secondari. Insomma, graficamente il gioco sa essere spettacolare sul lato visivo. Vi lascia senza parole.
Anche per l'audio siamo su livelli molto alti, perché abbiamo tantissimi effetti sonori, ma veramente tanti, che ci coinvolgono molto bene in questa realtà virtuale, ecco. Poi per quanto riguarda le musiche di sottofondo, ce ne sono tante che sono adatte per accompagnare questa azione e creano la suspense necessaria. Purtroppo i dialoghi sono tutti in lingua giapponese e questo forse non piace a chi voleva ascoltare tutto il gioco un po' doppiato in lingua italiana, ma fortunatamente c'è i sottotitoli tradotti in lingua italiana. Per la giocabilità che cosa vi devo dire purtroppo? Allora, Onimusha è una sorta di gioco hack and slash con elementi a survival horror. Il nostro scopo è quello di utilizzare uno dei due protagonisti, dipende dai nostri salti temporali, e certamente sconfiggere tutti i mostri che ci capiteranno davanti, è vero. Però lo faremo a suono di colpi di spada e armi bianche, insomma. Un gameplay che vi ricorderà sotto tanti aspetti i due capitoli precedenti, perché se non lo sapete, Onimusha 3 è il terzo e ultimo capitolo della saga, e bisogna dire che il gameplay sa essere abbastanza coinvolgente, ma forse troppo statico, troppo diretto e anche forse in alcuni punti troppo facile. Ma possiamo dire che il gioco sa coinvolgere abbastanza, ma forse un vero videogiocatore avrebbe preferito un ambiente un po' più interattivo, cioè che potete anche addirittura distruggerlo, insomma. Questo avrebbe fatto piacere, ma del resto non possiamo pretendere a tutto. Poi un'altra piccola pecca che è presente in questo gioco sono gli enigmi. Non è che mancheranno, ce ne sono tanti, ma sono degli enigmi troppo facili. Vi porteranno via sì qualche minuto, ma li capirete presto in un attimo. E un'altra pecca del gioco è la sua longevità. Sa essere purtroppo né troppo lungo ma neanche troppo corto, lo finirete in una decina di ore se siete esperti del genere, ma se vi avvicinate la prima volta a questo gioco, allora sì, diciamo, ci metterete un po' più tempo e ogni azione di gioco che farete è accompagnato da una sequenza cinematografica che vi racconterà al meglio la storia. Certo, forse questo non può piacere a tutti, ma riuscirà a farvi capire meglio la storia presente in questo gioco. Cosa vi devo dire? Lo volete? Certo! E io ve lo straconsiglio. Questa è una delle ultime grandi produzioni di Capcom. E qua, nonostante abbiano fatto più del loro meglio per cercare di portare questo gioco su una console che valeva tanto, possiamo dire che Capcom ha fatto lo stesso un ottimo lavoro, anche se potevano forse perfezionarlo un po' e migliorarlo, ma non possiamo pretendere tanto dalla Capcom. Anche perché ormai è sparita. Ci vediamo al prossimo video, amici, e non interferite col mio stato zen, e ci vediamo.
Philippe, il faut partir. No. Come avresti osato non farmi comparire qua? Volevo parlare io! Energia dominante!